Oltre all'intelligenza artificiale si stanno sperimentando altri sistemi che potrebbero aiutare gli stati. La blockchain, che è un registro digitale di transazioni distribuito e difficilmente falsificabile, potrebbe aiutare a indirizzare i comportamenti di cittadini e aziende nella direzione scelta dai governi. San Marino è un luogo molto aperto alle nuove tecnologie e all'innovazione, quindi è il posto giusto per cominciare con un progetto piccolo ma ricco di opportunità. Ad esempio, creare una piattaforma per motivare ogni cittadino verso i goal di sostenibilità, entrando a gamba tesa nell'era della digitalizzazione. Noi pensiamo di poter essere protagonisti all'interno di questo grande progetto che San Marino sta sposando, di una sorta di ecosistema in cui è importante non solo la riduzione dell'impatto dei prodotti che ci sono, anche per quello che riguarda le emissioni di CO2 o altro, ma è importante intervenire sui comportamenti degli individui. Nel progetto che è volto a creare questo ecosistema, questa integrazione di competenze e che determinano anche nuovi comportamenti delle istituzioni come degli individui, la blockchain è l'elemento basilare. Momento la blockchain, catena di blocchi che registra le transazioni avvenute senza possibilità di mutarle, era un sistema collegato nell'immaginario collettivo solo alla creazione di criptovalute, ora può essere uno strumento per spingere le persone a cooperare per ottenere uno stesso goal, come ad esempio la sostenibilità ambientale, attraverso la costruzione di consenso della governance, utilizzando dei token, gettoni. Il token di VeChain si chiama Carbon Credit. Se un cittadino lascia a casa la propria auto, quindi utilizza i mezzi pubblici dell'azienda, allora è possibile attraverso un token, una specie di riconoscimento, una sorta di riconoscimento che consenta di utilizzare altri servizi, acquisti piuttosto che sconti su esercizi commerciali. Il token della blockchain di Sunnylu si chiama Carbon Credit. Carbon Credit è una sorta di prova digitale di un comportamento corretto. Ad esempio, se guidi un veicolo elettrico, contribuisci a ridurre le emissioni. Noi quindi facciamo l'upload su una blockchain dei dati che il computer dell'auto produce. Quindi possiamo calcolare la riduzione delle emissioni seguite al tuo comportamento virtuoso. Grazie allo smart contract si tradurranno subito in token carbon credit nel tuo portafoglio. Così anche altre aziende possono fornire servizi o prodotti, o ancora i governi possono direttamente utilizzarli come incentivi, che si potranno scambiare con prodotti e servizi per incentivare appunto comportamenti positivi per la collettività. Condizioni della batteria, tipo di energia, numero di miglia percorse. Tutte informazioni certificate da un ente affidabile. Se io trasferisco, ad esempio, delle informazioni relative a un prodotto fisico in una blockchain, devo essere sicuro che queste informazioni corrispondano esattamente al bene di cui parlo, altrimenti rischio paradossalmente di utilizzare la blockchain per perpetuare una bugia, un qualcosa che non è assolutamente corrispondente alla realtà. Ecco, un ente di certificazione serve a garantire che questo gap di fiducia tra il mondo fisico e il mondo digitale sia in qualche modo tenuto sotto controllo. Questo offre automaticamente la prova di cosa hai fatto e questi sono i carbon credits, la misura del tuo comportamento. Le aziende che partecipano al goal di sostenibilità possono offrire prodotti, servizi o sconti in cambio dei carbon credits. Alla fine tutti sono soddisfatti, gli individui, le aziende che proveranno il loro senso di responsabilità sociale e i governi che avranno raggiunto l'obiettivo di ridurre le emissioni. Finora l'unico strumento di uno Stato per ottenere raccolta differenziata o minore consumo di acqua era quello punitivo, la multa.
In questo esperimento si otterrebbe un vero e proprio cambio di paradigma. Si passa a un incentivo nuovo, che non è più un discorso economico, ma è un discorso di appartenenza. Noi riusciamo a San Marino a farci la nostra energia ovunque vogliamo, perché si può fare anche un ragionamento a distanza, questo è unico al mondo, e quindi aiutiamo i cittadini a dotarsi di questa energia nuova, green. E quindi questo cambiamento è già agevolato. E San Marino sta anche immaginando di creare un suo proprio token. San Marino Innovation Token. Un San Marino Innovation Token che puoi scambiare con il Carbon Credit, un portatore di valore all'ecosistema di San Marino. Questi tipi di strumenti, questi sistemi esperti sempre più sofisticati, incominciano a competere in molti settori con le capacità umane e ormai anche a superarle, e diventeranno sempre più affidabili, sempre più efficaci. La questione è che noi dobbiamo rimanere in un contesto in cui controlliamo noi i sistemi esperti, l'intelligenza artificiale, e non succedere in contrario, che si apre un campo di applicazioni di intelligenza artificiale che non sono più sotto il controllo del principale utente, che appunto è l'uomo.